Ultime notizie nel mondo dell'arte. Inventata nuova tecnica per la stampa di incisioni, il chiaroscuro. È stato Luca Skranac, il pittore di corte di Federico. Aveva tentato e ritentato Luca Skranac e finalmente è riuscito a realizzare un'incisione in cui il chiaroscuro mette in evidenza la profondità dell'immagine. Eccola qui, la bellissima immagine di San Cristoforo, che è appena arrivato dalla parte opposta del fiume, portando sulle spalle il bambino. L'eremita lo aspetta, e così Cristoforo può cambiare la sua vita. Se si guarda nei particolari è evidente perché questa tecnica del chiaroscuro sia superiore a quella precedente. Guardate per esempio il chiaroscuro delle nuvole, oppure il riflesso del fiume, o anche il riflesso sugli scogli. Ma abbiamo qui l'interessato. Buongiorno Luca, complimenti. Ci parli della sua invenzione? Ci scusi Lucas, ma noi vediamo solo le sue parole, ma non la sentiamo. Come mai non ci parla? Oh, mi scusi, non lo sapevo. Beh, ma ormai è iniziato l'intervista, vado avanti. Mi dica un po', ma perché ha rappresentato proprio San Cristoforo? Ehi, ma un momento, ci chiedono la linea da studio. In studio è penetrato un uomo in evidente stato di alterazione e vuole sapere qualcosa. Ma scusi, ma lei chi è? Ma signor Kanaka, dove va? Si fermi! Ma quindi mi sta dicendo che il grande Luca Skranac il vecchio, che ha dipinto tutti questi San Cristoforo, è in realtà un impostore che ha semplicemente retrodatato la sua incisione per dire che è stato lui l'inventore del chiaroscuro? Grazie Hans. Allora dovremo proprio correggere Wikipedia. E lo facciamo volentieri perché noi siamo Breaking News sulle spalle di San Cristoforo. Ciao!